Siamo in un nuovo pack e diciamolo tutti insieme! Tutti insieme! Tutti insieme, ragazzi! Un nuovo pack! Un nuovo pack! Un nuovo pack! Campioni del mondo! Esatto! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Quasi 100.000 iscritti, ragazzi! No, c'è da dirlo comunque, è vero? Sì, quasi! Siamo quasi a 100.000! Allora, abbiamo preso il nuovo pack e... Un nuovo pack! E... Didacchio, che non mi ricordo il nome! Giuseppe! E Giuseppe Didacchio ci chiede, avete deciso per la maglia? Perché così? Avete deciso per la maglia cosa fare? Certo che abbiamo deciso! Eccola qua! Questa sarà la nostra maglia! La vedete così? Facciamo molto semplicemente, eccola. Esatto. Adesso il logo lo vedete piccolo perché abbiamo stampato. Abbiamo stampato così per prova. E ce l'hanno stampato più piccolo come volevamo noi. Comunque sarà più grande il logo quando la comprerete, cioè quando la sarà venduta. Eccola qua. E adesso ce la mettiamo pure. Ok, ora sembriamo due boy scout del cazzo. Ok, questa è la nostra maglia, quindi. La nostra maglia ufficiale che potete trovare alle ferie. Durante le ferie. E con questo comunque ci colleghiamo anche alla domanda che ci fa Valerio Roma, che ci chiede se saranno disponibili online o solo alle ferie. Allora, praticamente questa maglietta sarà disponibile per ora solo alle ferie. La troverete sicuramente a Romix. Non sappiamo se staremo al Comic Con, penso che comunque però troverete ad altre fiere. Comunque, cioè, se facciamo dei raduni ci saranno. Sì. Per ora online non ci saranno, anche se vorremmo metterlo online, ci attiveremo per metterlo online, ma penso sì. Comunque, il prezzo sarà di 20 euro come tutte le magliette di tutti gli altri, perché comunque come sapete ci sono i costi, e dato che li facciamo dove li fanno gli altri, i costi sono gli stessi degli altri. Perciò i prezzi quindi di conseguenza sono gli stessi degli altri. Sì. Giusto? Sì. Comunque sì, siamo abbastanza soddisfatti di come sono venute, sono come le volevamo noi. Ringraziamo Oliver Del Canuto che ci ha fatto il disegno, che abbiamo scelto tra tutti voi fan. E quindi Oliver avrà sicuramente la maglietta gratis nostra, regala il regalo, perché è il minimo dopo che ci ha fatto questo disegno. Ecco. Fantastico. Quindi con questo vi diciamo, vi ricordiamo comunque, vi diamo la conferma che saremo a Romix sicuramente, ufficialmente, che è 9 e 10 aprile. Sì, sì, certo, dal 9 al 12. Dal 9 al 12. 9 al 12 saremo lì, saremo tutti e quattro i giorni, ci saranno le nostre magliette, potete comprarle. E niente, se vi piace scrivete qua sotto e se la... Se la lucidità di Antani. Io sto così perché devo far vedere bene il disegno, quindi... infatti pure io. Giovanni Vandelli ci chiede, girate per 20 secondi di fila, anche di più io direi. Non così. In piedi. E poi provate a sedervi sulla sedia dell'altro. Quindi penso sia in piedi. Però tipo ci mettiamo così. Così sì, ci vedono. Diamo una testata allucinante uno con l'altro. Guarda. Ah. Come famo? Vabbè, facciamo vedere solo il grano d'asse che gira. Facciamo vai. L'inquadratura. Aspetta. Mi gira la testa. Famo così. Porco Dio. Fermate, stiamo a volare. Aspetta, proprio da più di 20 secondi. Sei matto. Aspetta, tocca fare una via di mezzo, sennò poi non ci vedono. Ok, così. Io sulla sedia tua, E tu sulla mia? Sì. Vai. Oh, più giù. Oh, che schifo il culo. Quanto è che sta magia? Lo so, basta. Ci faccio più. No, fermati. Oddio, fermati. No, gira tutto. Oddio, fermate! Aspetta, me lo metto per terra. Sta a girare tutto. Porco due, fermate. Oddio, ci volete male, eh? Riscambiamoci. Grazie, stronzo. Allora, Paco Vergara ci chiede... Tutto a posto? Poi! Uccellini che girano intorno. Paco Vergara ci chiede se faremo mai una serie su Minecraft, cioè se continueremo a fare serie su Minecraft da soli o con altri youtubers. E qui vi lanciamo la bomba, domani esce facciamo il video. Vai! Sambriaco, non è che ha girato, ha bevuto prima. E vi lanciamo la bomba domani. Domani uscirà la notte. Domani proveremo a far uscire. Domani forse, sarà inconveniente, uscirà il video con Klaus dove abbiamo fatto appunto. Abbiamo iniziato una nuova serie di Minecraft che non è survival ma è tipo un puzzle. Queste cose qua. Sarà una cosa molto intripposa, cioè dovremmo tipo sì. girare. Ma che cazzo di ridi? Sarà una cosa molto intrippment. E niente, vabbè. Quindi se domani ci sta. Sì. Però il problema è che non avevo messo peaceful. Quindi provo a mettere peaceful.
Diciamo questo. No, pare tipo un ubriaco ho fatto, uno dei due. Prossima domanda. E Domenico D'Amato ci chiede: fuck, come si chiamano gli abitanti di Trapani? Vecchi Trapani. Esatto. Paolo Indrostella ci chiede: perché? No, non è per te, è un po' come gira troppo la testa. Allora, vai. Paolo Indrostella ci chiede: Paolo Stella, tuo caro Paolo, ti giuro rispondiamo. Qual è il traguardo che pensiamo di raggiungere su YouTube? Quanto tempo impieghiamo a editare i video? No, è matto. Non la faccio bene. Quanto tempo? No, giuro che non c'entra niente la domanda, perché la domanda è pure seria, cioè. Quanto tempo impiegate a editare i video? Vi salivate? Bella. Allora, intanto vi salivo. Ma poi il dopo è che l'ha presa al volo, capito? Cioè è stato fantastico. Allora, il traguardo che pensiamo di raggiungere non lo sappiamo. Cioè speriamo sempre più in alto, sempre di più, sempre più. Comunque ci punta al milione, ecco. E sempre più soldi. Ormai siamo arrivati a 100.000. Per quanto tempo impieghiamo a dare i video? Dipende ovviamente dalla tipologia di video. Non mi guardate che mi metti in ansia. Dipende dalla tipologia di video, ovviamente ci stanno video che serve comunque un editing un po' più elaborato, un po' più diciamo complesso e soprattutto un po' più dispendioso a livello temporale, mentre ci stanno altri, sto cercando di fare il serio per una volta, fammelo fare. Mentre per altri video invece magari, che ne so, ci metti meno tempo, comunque cioè varia molto la cosa. Il trapano che... No, ma io so. Il trapano che funziona, guarda vai. Aia! Vabbè, prossima domanda. Sì. Comunque ti salutiamo oltre che a salivare. Mattia Fabbri, siccome voi siete molto contenti, carini e tutto quanto, ha detto fate tipo sasso, carta e forbice. Sì, era così, sasso, carta e forbice, chi perde se dia uno schiaffo. Quindi... Però facciamo al meglio dei tre. Uno, due, tre. Ma io non stavo a fare il gioco. Era io stavo a fare la prova. E stai a punta sasso. Sì. Vabbè. Uno, due, tre. Ah, ho vinto. Erano io dei tre. Schiaffo prima. Subito. Ah, quindi sì. Ogni cosa. Ah, ok, vai. Uno, due, tre. Vai. Piano. Oh, mazza. Uno, due, tre. Pensavo che dovessi dare lo schiaffo e te stai caricando. Cioè, ma come ho vinto? Vai. Sto gentile. Allora, passiamo all'ultima domanda di oggi. Di questo fantastico, fabuloso, facchione che non abbiamo ancora letto. Ok. Gianluca Giovannini ci chiede se faremo mai la prova non ridere challenge con l'acqua bella col cuoricino verde. Questo era Gervinio, questo è il cuoricino verde. E sì, sì. Questo fuck arriva a 5.000 like. Sì. Ma no, famo 6.000. Mi piace. 6.006. 6.666. Se arriva a 6.666 like, noi facciamo la prova a non ridere challenge con l'acqua in bocca. Okay. Che hanno fatto tutti, ovviamente, però non volevamo farla, però se proprio ce la chiedete la facciamo, ecco. E se arriva a 15.000 like la facciamo in mutande. Se vi è piaciuto questo pack lasciamo un like e se volete vedere la prova a non ridere challenge con l'acqua nelle vene, con l'acqua. Non so, cazzo sta dicendo. Se volete vedere con l'acqua arriviamo a 6.666 like. Giusto. Dai, ragazzi, è tutto. Bella. E il Trapano pure vi saluta. Bella. Yeah.